credenze a rendere vive tutte le storie. L'Etna, il vulcano dove ci siamo incontrati, deve il suo nome alla ninfa che lo abitava. Etna, in particolare, aveva un dono. Per rigenerare i suoi poteri, richiamava a sé la potente energia del vulcano attraverso il rito del fuoco. Era una danza in onore della montagna e della forza scatenata dalle sue viscere. Tutte queste meraviglie potrebbero dissolversi nel nulla se Ade riuscirà a portare a termine il suo piano. Gli umani ci hanno usati, rendendosi gioco di noi e rinnegando la nostra credenza. Ed è per questo che dovranno pagare. Per fortuna esiste una donna che in tutti questi anni ha mantenuto il DNA della ninfa che abitava il nostro vulcano, Aitna. Ho un'idea per portare qui la ragazza. Ehi! Sei certo che abbia delle buone possibilità per ottenere la parte? Noi siamo molto esigenti e scegliamo con cura le ragazze del nostro cast. Non sapevo di dover ballare. Ah, ho capito, forse è un musical. Ma non tutti sono in grado di percepire la linfa che scorre ancora in queste opere passate. Allora come hai fatto a capire il mio interesse? È dal tuo tocco, mia cara, dal tuo tocco. Sì, dai retta a un vecchietto come me. Lei prima deve ricordare, deve rivivere la sua discendenza. È la ninfa che può risvegliare i vulcani del mondo, non la donna che vive in lei. Ma cosa c'entro io in tutta questa storia? Lo scoprirai presto, ma per farlo devi seguirmi. Efesto! Sei sempre stato un demone. Per questo ti abbiamo cacciato dall'Olimpo. Se volevi che fuggissero, perché non li hai lasciati andare via prima? Spero che tu abbia ragione. Sai bene che stiamo correndo un grosso rischio che avevo calcolato insieme al sistema per allontanarlo. Non dimenticarti che sono io, il dio dell'Olimpo. E di avere il tuo Olimpo. Dovrai prima aiutarmi.